Come è iniziata questa passione? Molto generico, raccontami un po' quello che vuoi. Allora, molto assurdo perché comunque questa passione nasce da quando sono bambino. Ok. Un po' come tutti anche gli altri ragazzi siamo cresciuti con la musica, sostanzialmente. Pensavo proprio questa notte che mi avresti fatto una domanda del genere e pensavo a forse quale fosse una delle prime canzoni che ricordo. Ok. Ed ero lì che... Posta, infatti era un pensiero molto profondo. E comunque voterei per gli Eurythmics, perché praticamente nella mia famiglia, da parte di mia mamma, mio zio aveva questa attitudine come io con la musica, e lui ha fondato il primo fan club degli Eurythmics, e Grace Jones, Kate Bush, quindi io dal 92... al 95 ricordo comunque quella musica lì principalmente. Okay. Poi ovviamente io ho avuto un'infanzia molto particolare perché i miei si sono separati quando io avevo 2 mesi. Okay. Quindi automaticamente ho vissuto poi un po' di più la vita con mio padre quando sono cresciuto, ma anche lui ovviamente era molto appassionato di musica e molto appassionato di musica. Lui mi ha dato tutta la parte più elettronica inglese, ok? Quindi Depeche Mode, Soft Cell, Ultravox, che sono un'altra band molto particolare che è poco citata. Ho anche roba americana tipo Pollard Castle, vabbè, comunque a prescindere finissimo. Dai nomi, tutta quella roba molto electro degli anni 80 principalmente. Bellissimo. Tutta la roba classica anni 80, come può essere... Quindi super, che ha preso, immerso... Mio papà così e mio zio dalla parte quella... Mi piace dire più romantica alternativa, perché comunque secondo me hanno un'importanza maggiore a livello di credibility o comunque di knowledge, voci come Annie Lennox o come Kate Bush o Grace Jones in sé come personaggio, che comunque quindi per me è una divinità. Quindi ti hanno fatto un bel mix di questi ho due. Ho avuto questa botta così, che adesso si potrebbe definire trance. La melodia tutta da una parte, la parte più ritmica, un po' più... Esatto. E infatti è uno dei generi che comunque negli ultimi anni più approfondendo. Sì, no, mi ha proprio più... Plasmato forse. Sì, da giovane ho sempre visto artisti, ho sempre frequentato concerti, ho sentito Tiesto dal vivo. Ah, ok. Quindi per me nel 2000, io sono del 92, quindi nel 2008, 9, 10, vedere certe situazioni... Eri già molto giovane comunque. Molto giovane, assolutamente, ma adesso un altro aneddoto divertente, c'era un festival a Torino che si chiama Traffic Festival. Ok. Nel 2006, Daft Punk gratis. Al parco con la live, e quello è stato forse anche un altro, sempre con mio zio, una di quelle robe che tosto. Sì, nel 2006 comunque un LED wall che fosse di quelle dimensioni lì, pazzesco. E sì, guarda, mi viene la pelle d'oca a pensare a quando si è accesa quella roba, perché cioè io ero... E questo ricirio incredibile di concerti, musica, poi nel risultato finale tuo, guarda, come ti sei specchiato nel mondo della musica? La gran parte della mia carriera fino a 6-7 anni fa è stata principalmente come designer per gli eventi, quindi facevo tutte le parti di comunicazione visiva, loghi, brand identity e tutte queste cose qua. Fighissimo. E allo stesso tempo, comunque, siccome la mia estetica viene molto dal techno, dal sci-fi e tutte queste serie di influenze visive. Che io amo, tra l'altro, a livello grafico, bellissimo. Sì, sai, post-punk, sai, queste cose un po' Mad Max. Sì. Sono poi andato sempre a lavorare con delle situazioni il cui poi risultato finale dell'esperienza sonora era una roba molto incalzante, molto energica, molto... Infatti... organizzavo degli eventi dubstep, sono sempre rimasto in quegli ambiti lì nel lontano 2013-14. Successivamente il mio approccio al DJ è stato un po' con la musica trap, perché nel mio percorso ho poi lavorato come personal manager e anche DJ per degli artisti che cantavano proprio. Ho cominciato avvicinandomi al DJing in funzione di quello che facevi in quel momento lì. Assolutamente. Okay. E poi, finito il Covid, la prima estate dopo il Covid, ho riscoperto dei personaggi che già conoscevo, che allo stesso tempo, potendosi poi riunire, ci siamo riuniti
quindi io, certo, e tante altre persone abbiamo fatto dei collettivi, abbiamo sviluppato questi collettivi, che bello, un po' gender fluid, in cui c'era un, diciamo, safe space in cui si poteva, okay, no, poi cosa si può definire come safe space, possiamo fare una un'intervista a parte. Però okay, in generale ho sviluppato la mia carriera da DJ, okay, più o meno da quel momento lì. Prima era un DJ in funzione di, okay, usavo i CD player. Cioè, prima eri un po' esterno e guardavi da fuori la situazione, sì, ma poi hai deciso di inserirti, sì, proprio in prima persona. In prima persona, sì. Okay. Nel senso che prima ero quello che faceva la mezz'ora e poi il live. Ok. Ok. Ho capito. Dal 2020 in poi sono stato io che faccio, cioè è stato il passo da fare, certo, da un'ora a extended set, sì, 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 sì. Nasco, okay, su quella scena lì, che era una scena trance e, okay, l'hard techno. Come sono state le tue prime esperienze con un tuo pubblico di fronte? Quindi, diciamo, mettere te la musica, com'è stato il rapporto? Ah, vabbè, io sono fortunato perché non ti ho parlato di altre cose, ma io da quando sono bambino sono molto abituato a stare sotto i riflettori, okay, perché sono stato testimone al Per Topolino, ho fatto delle pubblicità e tutta una serie di cose, dici? Ho lavorato all'interno del cinema. Che quindi bello. Sì, ti faccio poi vedere un po' di hai fatto un sacco di roba. Sì, diciamo che riesco, comunque so bene come mi trovo, certo, quando mi muovo, cosa faccio, sei come in appaio. Sì, sono tranquillo su quella cosa lì. Forse, okay, è più l'ansia tecnica di dire, no, un tempo, certo, di come, cavolo, ti senti adesso a livello skill, no, di skill, sei tranquillissimo, dai, sale, accendi, un'esperienza di 8 mesi con la radio giù a Torino, okay, quest'inverno da ottobre a maggio, e lavorando come tecnico in radio, no problem. Sì, no problem, tranquillo, okay, ovviamente digi, roba digitale. Certo, sì, sì, sì. Se vuoi raccontare un po', diciamo, l'aspetto artistico, ecco, di ciò che suoni. I grandi classici, secondo me, a me piace molto suonare edits, avere della roba che sia editata, di okay, altre cose. La edit avvicina il pubblico, okay, al sound che stai proponendo. Tu metti un pezzo break, quindi tutto o drum and bass, sì, di un pezzo di Ariana Grande, chi non apprezza la drum and bass, ma apprezza la Ariana Grande, comunque influenzata a sentirle, ok, ho capito. E quindi è fare un passo verso il pubblico piuttosto che, certo, stare al tuo posto. Poi magari dire, li porti, grazie a quello usi il mezzo per portarli a, no, ciò che vuoi fare te. Questo è uno dei metodi che io uso per avvicinare, poi ovviamente, certo, la musica va selezionata, cioè, sì, 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 sì. Ti dico, la maggiore influenza secondo me del mio stile comunque è l'Inghilterra. Ok, quindi si riparte dalle origini, sì, proprio, sì, sì, da, sì, come sei nato, ecco, possiamo dire. Sì, la break, comunque in generale l'Inghilterra è un po' okay, un caposaldo di questa cosa. Ho vissuto a Londra, uh-huh, so come quella musica, se, okay, se la vivi lì. Conosci l'attitude proprio, sì, di come è nata, sì, e di come la gente se la vive. Ok, fighissimo. Assoluto. Io, guarda, ti vorrei fare 800 domande, ma te ne faccio una perché siamo lunghissimi. Scusami. No, 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 ma io starei un'altra ora. Divagato, starei un'altra ora a chiederti cose. L'aspetto, comunque, diciamo, il ruolo che hai rivestito, che secondo te ti è meglio riuscito? Nel senso, ora, vabbè, fai anche DJ, hai fatto questo, hai fatto quell'altro. In cosa tu ti vedi completo, magari anche tra 10 anni, come, diciamo, lavoro definitivo, ecco? O comunque, dove pensi di aver dato più contributo? È una domanda molto complessa, non so se sì, è ben chiara. È difficile da spiegare in, sì, in un assunto preciso. Poco tempo fa, proprio in questo periodo, sto realizzando me stesso, okay, cercando proprio di arrivare un po' a questa cosa. Secondo me le relazioni umane sono un punto fondamentale della mia persona, okay, perché riesco a avere buone relazioni e instaurare ottimi rapporti. Okay. Allo stesso tempo, la mia forte traino artistico, okay, che sia dipingere, che sia fotografare, che sia esprimere me stesso tramite quello che io seleziono, certo, o quello che produco nei vari progetti che nel corso della mia vita ho fatto. La cosa migliore sarebbe cercare di unire le cose, quindi non, okay,
Io sono, secondo me, nell'ultimo periodo, visto che siamo qua a parlarne, certo, la cosa che mi è meglio riuscita sicuramente è fare il DJ, nonostante okay, magari io abbia lavorato per The North Face e ho stampato, loro bellissimo, hanno stampato una giacca che ho disegnato io. Alcuni obiettivi li ho raggiunti a okay, livello artistico. Ho un mio progetto in camera oscura dove ho il mio metodo di camera oscura, di utilizzare la camera oscura. Ho sperimentato nel range di X cose, ok, che mi permettono, tramite il mio essere molto spigliato comunque, sociale, in modo certo, mi permettono di trasmettere questa cosa. Okay. Quindi Francesca lavora con ragazzi che hanno disabilità psichiche okay, e anche a volte fisiche. È un discorso ampissimo, però certe persone okay, vivono il presente, vivono una loro certo, un status. Sì, io da persona normodotata vivo la realtà in un determinato modo. Okay. Okay. Ok. Una persona che viene considerata disabile psichica, certo, ma che secondo me ha disabilità psichica, sì, cioè per lo standard. Sì, 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 okay, sì, sì. A livello medico, ecco. Ok. Io trovo molto affascinante il loro modo di esprimere, esprimersi okay, e lasciare. Quindi, secondo me, la mia attitudine al creare, all'essere... Aiuta a unire le due realtà, diciamo, sì, i due mondi. Vorrei arrivare a questa cosa. Bellissimo, qua. Bellissimo, cioè, cercare di ho capito, curare progetti di persone che magari bellissimo, percepiscono il loro quotidiano, le loro certo, cose a modo loro, in modo unico, se ci pensi. Complessissimo, no? Ma anche veramente interessantissimo, bello. Interessantissimo, cazzo. Sì. Perché per me molto è difficile, facile per me cercare... Io riesco magari a interpretare il tuo certo, modo di... Come magari vuoi evolvere il tuo stile, le tue cose. Certo. Magari tramite gli scatti, tramite... Cioè, si può ipotizzare qualcosa, ma quando la persona che ti trovi davanti... Non ha un cioè diciamo non ha dei riferimenti simili ai tuoi. Sì, la direzione artistica è completamente diversa. È pazzesco. Ok. Stare lì in mezzo. Avevi ragione perché è veramente complesso spiegarlo, però è un mondo cioè, che è la prima volta che lo sento, un'unione di questo genere. Lavorando quindi, come principalmente tante volte o curatore o comunque direttore certo, artistico o comunque tu mi dicevi facciamo una mostra. Certo. Nella mia città capita che si può fare delle cose così. Quindi vorrei arrivare a dare spazio, ricevere certo, influenza, perché per me è fondamentale vedere il mondo da una prospettiva diversa. Certo. È molto deep perché comunque ognuno la vede a modo suo, poi la società la vede in un modo. Certo. E io ora purtroppo ti ringrazio, no, spero tu sia stato bene qui a One Hour. Guarda, sì, e quando vuoi passare assolutamente sei il benvenuto. Grazie mille. Grazie a voi.